Poiché ho un lungo chilometraggio nella ricerca, sono ormai 60 anni che lavoro in ricerca, posso dire che non siamo di fronte a qualcosa di nuovo, ma si tratta di ondate che periodicamente arrivano e che infiammano la discussione sui problemi della sperimentazione animale. In realtà, in tutti questi anni non sono cambiate le ragioni degli animalisti, sono sempre quelle e sono essenzialmente due. La prima è che non bisogna usare gli animali perché sono diversi dall'uomo. Questo lo sappiamo anche noi, non c'è una diretta sovrapposizione. Però se guardiamo non soltanto le differenze, ma guardiamo alle similarità, ne troviamo molte, perché tutti gli animali su cui sperimentiamo hanno come l'uomo un cervello, un fegato, dei polmoni, il cuore, i reni, cioè hanno gli stessi organi che abbiamo noi, hanno lo stesso tipo di muscoli dal punto di vista generale, hanno un sistema endocrino, hanno un sistema della circolazione del sangue, hanno un sistema immunitario, hanno un sistema nervoso centrale e periferico e se guardiamo anche alle ultime scoperte della genomica e della proteomica, troviamo che essenzialmente il modo con cui è costruito il materiale genomico del topo, del ratto e di altre specie animali, non è diverso nella sostanza, anche se la complessità naturalmente è diversa, ma non è diverso dal sistema che abbiamo nell'uomo. E così perfino nel topo più del 90% delle proteine sono simili rispetto a quelle che ci sono nell'uomo. Quindi ci sono tante ragioni per pensare che ci sia in realtà una base per utilizzare le specie animali come mezzo per arrivare all'uomo. Difatti chiamiamo questi modelli. Gli animali sono dei modelli di quello che succede nell'uomo. L'uso dei modelli non è una novità nel mondo biologico o medico, è quello che si fa normalmente. Se si deve costruire una diga, non è che si va sulla montagna a costruire la diga, si comincia a farla in laboratorio, se ne fa una più piccola, poi un po' più grande, poi... E così quando si va sulla montagna si trovano problemi diversi, però una parte dei problemi già si erano immaginati, si erano visti, si erano prospettati facendo. E questo è quello che succede con la sperimentazione animale. Anche qui abbiamo delle probabilità di essere sulla buona strada e poi naturalmente il fatto di essere la verifica definitiva non può che avvenire nell'uomo. Ma sono moltissimi e il professor Rossi ha ricordato in modo adeguato tutto quello che è stato fatto grazie alla sperimentazione animale. Abbiamo certamente la sperimentazione animale ha certamente cambiato le possibilità della medicina, sia dal punto di vista delle conoscenze, sia dal punto di vista non meno importante dei benefici che abbiamo ottenuto attraverso l'impiego di farmaci, sia cosa spesso poco apprezzata, abbiamo sviluppato molte conoscenze per quanto riguarda la tossicità. Non solo dei farmaci, ma di tutte le sostanze chimiche con cui veniamo a contatto. Quindi, senza ripetere quali sono i vantaggi, bisogna tenere presente che, per esempio, il caso della talidomide, che molto spesso gli oppositori invocano, è un caso tipico per dimostrare come la mancata sperimentazione animale ha determinato un disastro internazionale attraverso le malformazioni. Si dice che in realtà la sperimentazione animale non ha permesso di vedere i danni. Questo non è vero, è una falsità come tante che circolano, è una falsità perché in realtà all'epoca, io mi ricordo perfettamente, non c'era la necessità di fare esperimenti sulla riproduzione. Oggi studiare se una sostanza chimica influenza
il prodotto della riproduzione è diventata una parte del dossier che si deve presentare per l'autorizzazione di un farmaco. E difatti in quasi tutte le specie animali, tenendo conto delle dosi e di altri aspetti, la talidomide determina malformazioni in molte specie animali. Quindi se fossero stati fatti gli esperimenti, non avremmo avuto tutti i focomelici che abbiamo avuto con l'impiego di questi farmaci. E così tanta cancerogenità è stata effettuata, perché nessuno si sogna di portare nell'uomo un farmaco che si dimostri fortemente cancerogeno negli animali d'esperimento. Quindi non c'è dubbio che globalmente il sistema che abbiamo utilizzato, anche se è un sistema imperfetto, è un sistema che ha dato risultati positivi, e prima di cambiarlo bisogna essere sicuri che la via nuova sia veramente qualcosa che può sostituire la via vecchia. Anche perché, come è stato ricordato, il fatto che ci sia analogia fra quello che facciamo negli animali e quello che facciamo negli uomini è che la maggior parte degli farmaci che sviluppiamo per gli uomini sono quelli che poi utilizziamo per trattare gli animali d'affezione, quelli che abbiamo nelle case, i cani e i gatti. Se hanno dei problemi, cosa ricevono? Ricevono degli antibiotici, dei chemioterapici che sono stati studiati attraverso la sperimentazione animale e che sono diventati farmaci per l'uomo. Se hanno problemi infiammatori, si usa l'aspirina anche per loro, e così via. Cioè il fatto che ci sia ancora la necessità di andare su questa strada è proprio dimostrato non soltanto dai risultati che otteniamo, ma anche dal fatto che questi risultati sono estrapolabili agli stessi animali. Quindi insomma abbiamo questo tipo di corrispondenza. Allora, siccome è molto difficile in una discussione tranquilla, pacata, serena, di ignorare questi fatti, questi sono fatti scientifici che uno per ignorarli deve presentare altri fatti scientifici basati su altrettante sperimentazioni, siccome questo non è possibile nonostante tutto quello che dicono, allora bisogna fare qualcosa. Allora cosa bisogna fare? Bisogna fare i metodi alternativi. E qui veniamo alla discussione sui metodi alternativi. Intanto bisogna dire che non esistono metodi alternativi, perché se ci sono, sono già utilizzati. Basti pensare a quello che è successo nella storia. Una volta, molti di voi, certamente i più giovani, non lo ricordano, ma per iniettare l'insulina nell'uomo cosa si faceva? Si studiava nel coniglio l'effetto sulla glicemia e in base alla caduta della glicemia si titolava l'insulina. La tecnologia ha sviluppato cose nuove, ha permesso di sapere com'è la struttura dell'insulina. Oggi non è che ci sia il metodo alternativo, si usa quello, perché sarebbe stupido continuare a utilizzare il coniglio quando possiamo determinare quanta insulina è presente in un qualsiasi preparato. E così non ci sono metodi alternativi oggi, ci sono metodi complementari. Sono quelli che noi utilizziamo tutti i giorni nei nostri laboratori. Ho fatto un rapido calcolo all'Istituto Mario Negri, vi posso dire che almeno il 70% del lavoro, del tempo che si impiega per utilizzare tecniche complementari, che sono le tecniche che sono state enumerate prima, in silico, in vitro, eccetera, eccetera. Pretendere però che le cellule in vitro possano essere un'alternativa agli animali che a loro volta vengono discussi come non adeguati per l'uomo, è una cosa che non ha senso, che non ha assolutamente senso, perché se gli animali sono distanti dall'uomo, ancora di più lo saranno poche cellule coltivate in un recipiente di plastica o in un recipiente di vetro. Non c'è dubbio su questo. E non c'è dubbio che quando passiamo da effetti elementari a effetti complessi, le cellule non ci dicono nulla. Non è che possiamo chiedere a una cellula se è aumentato o diminuito l'appetito, non è che possiamo chiedergli se aumenta o diminuisce la pressione, non gli possiamo chiedere se aumenta o diminuisce la memoria, non gli possiamo chiedere se cambia il battito cardiaco
o se c'è una ipertensione polmonare. Queste cose le dobbiamo fare negli animali, non c'è possibilità di discussione su questo. I fatti sono questi e vanno rispettati. Come pure, certamente che tutti lavoriamo per migliorare la situazione, non è che ci divertiamo a fare quello che facciamo, cerchiamo il più possibile di limitare, ma di nuovo come lo possiamo fare? Attraverso la tecnologia, è solo la tecnologia che ci aiuta a migliorare le cose. Quando io ho cominciato a lavorare per misurare la serotonina nel cervello, dovevo usare almeno 10 cervelli di topo, perché altrimenti non c'era il metodo adeguato. Oggi su un cervello di topo si fanno 100 determinazioni. Perché? Perché abbiamo tecnologie migliori. Così una volta, per seguire quello che succedeva, per esempio, in una malattia del cervello in animali d'esperimento, nel topo, cosa facevamo? Si prendeva un gran numero di animali e poi ogni settimana se ne sacrificava una certa parte per vedere come era andata la malattia nel cervello. Oggi abbiamo per esempio la risonanza magnetica che possiamo utilizzare per i topi e quindi non abbiamo più bisogno di avere tanti animali, ne prendiamo pochi, li seguiamo nel tempo e probabilmente siamo più aderenti anche a quello che poi succede, la metodologia che si usa nella clinica. Quindi non è che non vogliamo fare le tecniche cosiddette alternative. Siamo noi gli autori principali, attraverso lo sviluppo della tecnologia, del miglioramento, attraverso la statistica, attraverso tutte le cose. Però non ci raccontino delle storie, perché non si può pensare che sistemi elementari, tantomeno il computer, tantomeno l'epidemiologia, che spesso viene nominata come se servisse a qualcosa per questo tipo di studi, è importantissima, ma certamente non serve, o i microcircuiti cellulari, sono tutte le parole al vento, perché in realtà non c'è niente. Come pure è inutile continuare a ripetere delle storie, come fa normalmente l'onorevole Brambilla anche ieri, secondo cui negli Stati Uniti ormai non si usa più la sperimentazione animale. Ma questa è una stupidaggine assoluta, è come se io dicessi che Garibaldi è un pittore del 600, è lo stesso tipo di stupidaggine, non vadano a vedere. E meraviglia che i mass media accettino questo, lo scrivano come se fosse vero, senza dire, senza ridere, come si riderebbe appunto nel caso in cui uno facesse un errore, per esempio in una frase di latino, immediatamente tutti gli saltano addosso. Siccome la scienza non fa parte della cultura in questo paese, evidentemente gli errori scientifici non vengono considerati. Ecco, io penso che queste sono le cose che possiamo dire per il momento. Si parla molto di dialogo, ma il dialogo è difficile, perché gli oppositori intanto non partecipano quando c'è la possibilità di fare un dialogo sereno, e invece sono sempre pronti quando si tratta di aggredire, quando si tratta di essere vocali, di rovinare i laboratori, eccetera, lì allora sono sempre pronti, ma non è assolutamente possibile discutere. Qui siamo in un'aula prestigiosa, siamo al Senato, e la cosa che io vorrei dire ai parlamentari è: fidatevi della scienza. Quando avete dei problemi, prima di tutto andate a sentire i ricercatori, perché andare invece verso coloro che sono incompetenti o addirittura verso i ciarlatani, si combinano grandi pasticci. Stamina è uno dei tanti esempi di questi pasticci. Grazie.